sulla castrazione chimica. Io sono il primo firmatario di questa proposta di legge. È una sanzione penale che esiste in paesi civili ed evoluti tanti come quanto il nostro, quindi funziona. Come probabilmente, posso dire che probabilmente noi non dovremmo arrivare alla castrazione chimica nel momento in cui il sistema penale di un paese funziona. Purtroppo il sistema penale del nostro paese non funziona, perché non si arriverebbe alla castrazione chimica se lo stupratore o il violentatore condannato carcere. A 20 anni di carcere si fa 20 anni di carcere. E invece il sistema penale del nostro paese, con sconti, liberazioni anticipate speciali, benefici, che viene condannato per un reato così grave perché lede la dignità di un essere umano, in modo particolare la dignità di una donna e di un bambino, probabilmente meriterebbe di dover scontare tutti gli anni che deve essere scontato, e così non funziona. Faccio un'altra considerazione, visto che è presente il direttore della stampa. L'altro ieri, proprio sulla stampa di Torino, una giornalista bravissima ha reso una testimonianza attraverso un articolo di una passeggiata fatta a Torino, passeggiata in mezzo in un ghetto di Torino dominato da immigrati, clandestini e profughi, e racconta le continue sistematiche molestie che ha subito. Guarda, bene, hanno fatto la stessa cosa con una italiana che passeggiava sì, ma io a Roma sì, e raccontavano le molestie addirittura sì, ho capito, degli urbani. Ma guarda, io ho letto quella, c'è quella. Non ci ma questo per la dire che cosa? Ma sì, questo, ma questi servizi sì, non ci dicono questo, la verità. Ho capito, siamo ma giusti, c'è il direttore no? della stampa, io questo per dire che cosa? Che probabilmente un modello di società e un modello culturale di comunità, che è quello della società multietnica, se la Svezia, paese multietnico per eccellenza, costruisce addirittura un ponte per collegare il ponte dell'accoglienza, per collegare la Danimarca con la Svezia, ponte che viene chiuso perché viene risottoposto al controllo, vuol dire che quel tipo di società, quella danese, quella svedese, quella francese, che hanno aperto la società multietnica a un'accoglienza senza regole, stanno implodendo. Cioè, lei sta sono dicendo il quello fallimento. Che noi abbiamo considerato in maniera poetica, i nostri modelli ci stanno dicendo che non allora, funziona. Allora io dico che l'immigrazione, secondo, io dico e chiudo e poi chiudo, io dico, hanno buttato io le dico, medaglie della gente a morire. Quello è il modello di società che ha fallito, e la sinistra deve prendersi le responsabilità di questo fallimento. Io dico che l'accoglienza va bene, sì, l'integrazione serve, sì, ma deve essere fatta con dei presupposti chiari, rispetto delle regole. Ci sono dei diritti e ci sono dei doveri, e non fai accoglienza unicamente ed esclusivamente secondando i vizi e i benefici di quelli che entrano.